60 anni di storia, una vita di successi, un modello imprenditoriale che rappresenta un esempio economico e sociale tale da posizionarsi tra i primi gruppi lattiero-caseari del panorama nazionale. Si tratta della Tre Valli Cooperlat, nota azienda italiana che domenica scorsa, all'interno di una conferenza stampa tenutasi a Fano, ha presentato la filiera nata da un'idea di tre amici, animati dal sogno di creare una grande azienda agricola basata sui valori di cooperazione. Presenti al convegno l'onorevole Mirko Carloni, Piero Cimarelli, presidente della Tre Valli Cooperlat, il governatore della regione Acquaroli e il ministro dell'agricoltura Lollobrigida. La qualità è l'elemento cardine della nostra economia. Noi non siamo una nazione di quantità eccezionale, siamo una nazione della qualità eccezionale, siamo una superpotenza della qualità che nel mondo viene riconosciuta tale e con grande riscontro in termini commerciali, una crescita economica che però può essere ancora più forte grazie all'export, grazie a un consapevole consumo dei prodotti utilizzando quella capacità unica delle persone, dei cittadini, degli esseri umani che è scegliere rispetto all'informazione corretta. Una struttura fondamentale per le Marche, suddivise in 9 cooperative e dislocate in 6 regioni, con sede principale a Jesi. Da sempre attenta alle persone, alla socialità ed orgogliosa delle proprie radici marchigiane, l'azienda fonda la sua filosofia su 4 pilastri fondamentali: tradizione, territorio, qualità e innovazione. La filosofia di Cooperlat è sempre stata quella di operare, fare in modo di anticipare le tendenze del mercato e puntare a prodotti di tipo industriale che ad alto contenuto, prodotti che sono sia a base latte che a base vegetale, che hanno portato Cooperlat ad essere uno dei primari attori sul panorama nazionale. L'azienda, in enorme crescita ed espansione, ha raggiunto un fatturato di circa 250 milioni di euro, di cui 60 realizzati all'estero. In questo senso la responsabilità sociale di Cooperlat ci ha portato a pensare, a interessarci a un progetto che è un progetto di filiera perché riguarda i nostri produttori, i nostri allevamenti, per fare in modo che questi possano meglio contrastare una perdita di valore, una perdita economica per il fatto, soprattutto nelle zone montane, nelle zone collinari dove la complessità degli allevamenti e i costi di produzione sono maggiori. Però c'è anche da parte della generalità del paese un'attenzione nei confronti dei territori non urbani, cercare di valorizzare sempre più quelle zone e collegarle agli allevamenti di quelle zone. La storia dei luoghi e delle persone.